Ben ritrovati ragazzi. L'anno scorso ci siamo lasciati con la costruzione geometrica del triangolo. Abbiamo visto che per quanto riguarda il disegno tecnico, noi affrontiamo la costruzione geometrica dei soli poligoni regolari. Che vuol dire regolari? Vuol dire che hanno tutti i lati uguali. Abbiamo iniziato ovviamente dal triangolo. Il quadrato, sinceramente, è una costruzione che non affronto mai perché è risolvibile attraverso l'utilizzo delle doppie squadrette. Mentre oggi vediamo la costruzione del pentagono. Come siamo detti l'altra volta col triangolo, le costruzioni dei poligoni possono essere fatte partendo da un lato, quindi costruzione del pentagono dato il lato che costruiremo qui da questa parte del nostro foglio, mentre dall'altra parte costruiremo il pentagono partendo da una circonferenza. Quindi, che cosa facciamo? Per prima cosa, ovviamente è inutile dirvi, per questa esercitazione avete bisogno delle squadrette, della matita e del compasso. Vi dico subito che la costruzione del pentagono è quella, diciamo, dato il lato, è la più difficile. In realtà è molto complessa, partendo dal lato, però quella invece data la circonferenza è molto più semplice e immediata. Quindi che cosa faremo? Qui faremo la costruzione del pentagono dato il lato, mentre qui faremo la costruzione del pentagono data la circonferenza. Ovviamente queste costruzioni ve le ritrovate sul libro di disegno. Che cosa facciamo? Per prima cosa, quindi dobbiamo tracciarci un lato, partire da un lato del pentagono. Ovviamente la verifica di una buona costruzione dei poligoni può avvenire misurando tutti i lati a fine costruzione, misurando tutti i lati. Se tutti i lati del pentagono sono uguali, significa che la costruzione è andata a buon fine. Per prima cosa, quindi, allineiamo la nostra squadratura come sempre. Io vi ricordo che non è detto che io debba allineare questa squadratura. Io potrei tranquillamente allineare a quella orizzontale e poi appoggiarmi quest'altra, mantenere ferma e poi scendere. Quindi scendo e tracciamo quindi una retta molto sottile. Ok, su questa retta andremo a segnarci quindi il lato del pentagono, che facciamo di 5. Fatemi vedere di 6, perché noi dobbiamo fare in modo che non esca fuori. Quindi facciamolo di 6, quindi prendiamo la squadretta, mettiamoci più o meno al centro, mi raccomando, non partite da qua, quindi dall'estremo sinistro, diciamo, spostatevi troppo a destra, più o meno al centro, ok? Quindi facciamo così, meglio che ve lo do io la misura, quindi allineando la squadretta alla retta tracciata e mettendo lo 0 qui. Prendiamo 5 centimetri, ok? Segniamo sulla retta 5 e poi da questo punto spostandoci prendiamo 6. Ok, più o meno dovrebbe essere centrata, si spera. Anzi, prendiamoci 5, così non dovete ricordare due misure differenti, quindi 5 e poi 5. Il lato di 5 che io adesso ricalco. Quindi qua sotto, per chi ha diciamo, una buona calligrafia e vuole segnarselo, il lato AB del pentagono è uguale 5 centimetri. Ok, a questo punto seguitemi bene perché la costruzione non è facile. Per prima cosa dobbiamo trovare il punto medio, quindi questo è AB. Vi ricordo ragazzi, quando andate a segnare le lettere cortesemente, non dovete mai addossarle troppo diciamo, al punto, quindi la scrivete sopra al punto, ma sempre da sotto, lasciando un po' di spazio in corrispondenza del punto e diciamo, in stampatello bello chiaro. Dopodiché dobbiamo, quindi come ho detto, dobbiamo prendere il punto medio diciamo, di AB, che era 5, quindi 2,5. Ok? Questo è il punto medio che possiamo indicare anche col punto M. Ok? A questo punto che cosa dobbiamo fare? Prendiamo praticamente dobbiamo tracciare per il punto B una retta perpendicolare al lato. Come si fa? Con le doppie squadrette. Ok? Quindi si allinea la squadretta anche a questa linea di semi, mi raccomando, o alla squadratura
Se questa linea è ben tracciata, potete anche allineare qua. Andiamo sulla squadratura, che siamo sicuri che la squadratura è precisa, quindi manteniamo fermo. L'altra squadretta va sotto, come sempre. Questa si mantiene ferma e quindi si muove il binario fino ad arrivare al punto B. Da qui quindi tracciamo una bella retta alta, molto leggera. Ricordo che queste sono linee di costruzione, vanno sempre tracciate molto leggere. A questo punto prendiamo il compasso, ok, apriamolo diciamo di 5 cm, quindi in realtà lo apriamo del lato AB, puntiamo quindi con la punta metallica proprio, mettiamo il compasso, puntiamo in B, quindi apriamo praticamente dell'apertura AB e tracciamo un arco di circonferenza, ok? Mi raccomando, siate precisi, ecco qui. Abbiamo così determinato il punto 1. Ok, questo è il punto 1 che segniamo 1. Ok, a questo punto in realtà che cosa facciamo? Dobbiamo puntare nel punto medio fino ad 1 e tracciare un arco di circonferenza che incontrerà la mia retta iniziale nel punto 2. Quindi prendiamo il compasso, puntiamo nel punto M fino a 1, quindi dobbiamo arrivare al punto che abbiamo trovato, ok? Chiamato 1. Vedete, dovete essere precisi. Mi raccomando, ragazzi, se non siete molto precisi in questa costruzione, non potete mai trovarvi. Quindi apertura del compasso di M1, puntiamo in M e facciamo un arco di circonferenza che incontra il prolungamento del segmento nel punto questo che è punto 2. Una cosa mi sono dimenticata: quando questo arco AB, fatelo bello profondo, ok? Quindi questo, se non l'avete fatto, basta ripuntare in B, aprire in A e tracciare, allungare questa circonferenza. A questo punto praticamente puntiamo il compasso in A fino a 2. Mi raccomando, quindi con apertura A2, dovete essere precisi, quindi su fino a 2, tracciamoci un arco di circonferenza, 1 e così. D'accordo? Questo arco che ho appena tracciato incontra quello passante per A in questo punto. Allora, io ho puntato in A fino a 2 e ho tracciato un arco di circonferenza. Questo arco incontra quello che avevo fatto prima. Ok, nel punto C. Ok, questo in realtà altro non è che un vertice del mio pentagono. L'altro vertice del mio pentagono si troverà tracciando la retta perpendicolare ad AB passante per Erme. Molto semplice. Quindi allineo alla squadratura la mia squadretta, quindi metto questa sotto, faccio traslare la mia squadretta fino al punto B, quindi è perpendicolare ad AB, retta molto leggera, che incontra l'arco che avevo tracciato prima nel punto D. Ok, ragazzi, a questo punto, se io volessi già capire se diciamo, il mio pentagono sta andando a buon fine, basta unire B con C, molto precisi, eh? Quindi posso anche calcare perché questo è il lato del mio pentagono e C con D. Ecco qui, vado a misurare. Se sono tutti e due di 5, la mia costruzione sta andando a buon fine. Ecco qua, si trova precisamente di 5 e precisamente di 5. Ok? L'ultima operazione che dobbiamo fare, in realtà, bisogna trovare il corrispettivo praticamente del punto C, che si troverà da questo punto qua. Come faccio? In realtà il punto C si trova alla stessa distanza, quindi di AB, e dalla stessa distanza da D. Apro il compasso fino ad AB e traccio un arco di circonferenza. Ok? Dov'è il punto C? Cioè, oddio, il corrispettivo del punto C, quindi il punto E. Deve trovarsi alla stessa misura, perché il poligono è poligonale, da D. Quindi basta
puntare in D con la stessa apertura B e tracciare un arco. Quindi l'incrocio di questi due archetti mi darà il punto D. Scusate, il punto E, perché D già ce l'abbiamo, quindi il punto E. Ok, che è questo qui. Basta unire D con E, e adesso vado a fare direttamente la prova, ecco qui, è 5. Ok, e con A, e il nostro pentagono è costruito. Voi ragazzi potreste tranquillamente costruirlo anche di 6 centimetri. Ovviamente quello che mi consiglio è che deve rimanere sempre all'interno di questo spazio. Perfetto. A questo punto vediamo anche la costruzione data la circonferenza. Come si fa? Per poter disegnare una circonferenza dobbiamo assegnare un raggio. Ok? Quindi che vuol dire? Per prima cosa, la costruzione di una circonferenza non può che avvenire con l'individuazione del centro della circonferenza dove si punta con il compasso. Quindi, per prima cosa, dobbiamo disegnarci gli assi. Alliniamo alla retta, diciamo, all'asse del nostro foglio oppure alla squadratura verticale. Ci fermiamo con, poniamo il nostro binario, ci spostiamo più o meno al centro, Quindi tracciamo una retta verticale. Ugualmente dobbiamo tracciarci la retta orizzontale, ok? Vedete, la mia squadratura vi dico subito che non è molto precisa perché non ho praticamente la squadratura, ma l'ho disegnata io, quindi vabbè, dovrebbe essere più o meno precisa. Quindi allineiamo la linea orizzontale, fermiamola con la squadretta a mano sinistra, facciamo scorrere e tracciamo più o meno al centro un altro asse. Quindi, tracciati i due assi, dobbiamo aprire il nostro compasso della misura del raggio di circonferenza. Ovviamente qui possiamo, diciamo, arrivare diciamo ad aprirlo anche di 6, ok? Quindi apriamo il compasso di, non abbiamo una circonferenza che avrà un raggio uguale 6 centimetri, ok? Quindi che vuol dire che avrà un diametro invece di 12 centimetri. Prendiamo il compasso e apriamolo di 6 centimetri. Essere abbastanza preciso, vabbè. Questo è perché vi è stata data la misura del raggio, ma in alcuni casi voi potete pure disegnare, diciamo, potete pure disegnare il pentagono aprendo il compasso di un'apertura a piacere, e poi ovviamente vi verrà un pentagono in funzione della misura del raggio. Quindi puntiamo al centro, questo è il centro O della mia circonferenza, quindi si punta, si traccia un arco di circonferenza, ok? Quindi che cosa devo fare? Devo andarmi a prendere, se questo individuo con il punto A, B, C e D, ok? Prendo la misura che è 6 e mi individuo la metà che è 3 centimetri, ok? Quindi mi sto individuando il punto medio del segmento OC, quindi M. D'accordo? Quindi che cosa si fa? Questa è una costruzione molto semplice. Si punta in M fino a D e si traccia un arco di circonferenza, ok? Che individua sull'asse della circonferenza, quindi sul segmento AO, un altro punto che chiamiamo 1. Basta puntare in D fino ad 1, mi raccomando, non è la stessa apertura, quindi punto in D fino ad 1 con apertura di 1 e traccio un arco di circonferenza qua, anzi, mi traccio proprio una semicirconferenza. Ok, cerchiamo di non uscire. Perché? Perché questo è un punto del mio pentagono. Questo e questo, chiamiamolo con due lettere, quindi S e T. D'accordo? Ora quindi, per finire il mio pentagono, quindi questi sono due lati DT, posso unire, e DS li posso unire,
Quindi questo arco, diciamo, semicirconferenza, incontra la mia circonferenza in due punti S e T. Unendo questi due punti con D, individuo, diciamo, già parte i due lati del mio pentagono. Che cosa devo fare adesso? Senza muovere il compasso è aperto della misura del lato. Ok, che devo fare? Devo portare questa misura all'interno sopra la mia circonferenza. Questo perché? Perché in realtà noi stiamo costruendo il pentagono inscritto in una circonferenza, cioè che è disegnato all'interno della nostra circonferenza. Quindi con l'apertura di T, con l'apertura quindi che non avete mosso in questo compasso, basta puntare in T e tracciare un arco che sulla circonferenza mi individuerà un altro punto, quindi nel punto STP. Ok, indifferente, noi possiamo pure chiamare Pasquale, Gerardo, Francesco, è la stessa cosa. Puntiamo sempre senza muovere il compasso in P, tracciamo un altro archetto di circonferenza e individuiamo il punto Q. E in realtà, ragazzi, il nostro pentagono basta unire T con P, P con Q e Q con S e il nostro pentagono si ritroverà costruito. Quindi dobbiamo essere precisi nell'unione di questi punti. Mi raccomando, questo arco incontra un unico punto sulla circonferenza. Non prendetevi, per esempio, ci sono molti alunni che tracciano un archetto di circonferenza e unisce T con questo punto, ma questo non è un punto di intersezione. L'unico punto di intersezione, cioè i punti di intersezione tra la circonferenza e quelli tracciati, si trovano sulla stessa circonferenza. Ok? E Q con S. A questo punto è possibile praticamente andare a fare la prova che il nostro pentagono sia regolare andando a misurare tutti i lati. Quindi abbiamo costruito un pentagono, vedete, di 7 centimetri, quindi 7, tutti i lati sono di 7 centimetri, quindi la costruzione è esatta. D'accordo? Ok, bene così, ragazzi. Faremo la stessa esercitazione, o meglio, costruiremo il pentagono dato il lato e data la circonferenza su un foglio a parte. L'unica cosa che vi chiedo è di non andare a segnarvi le lettere, ma proseguirete con la costruzione all'interno dei pentagoni di mediane, di altezze, di assi, in maniera tale da poi da passare poi il colore. Quindi, che cosa facciamo? Anche in questo caso, dividiamoci il foglio in due parti, quindi unendo i trattini, dividendoci in due il foglio. Prendo come sempre, devo ripartire da questo lato qui, dalla costruzione del pentagono dal lato, quindi allineo alla squadratura di sopra, quindi dall'altra parte mi pongo il mio binario e scendo, arrivo un po', diciamo, in giù, più o meno. Potete pure rendervi conto più o meno a 6 centimetri dalla vostra squadratura, ok? E quindi vi tracciate una retta, ok? Su questa retta, più o meno al centro, ovviamente a me la squadratura è più piccola, quindi non vi posso dare le misure perché non vi troverete. Cioè, pur dandovi questa misura, poi vi troverete un po' più grande. Quindi più o meno al centro, vi centrate, ok, e vi segnate su questa retta, fatta troppo leggera, non si vede, non lo so nel video se si vedrà, ma la ricalco. Ok, su questa linea ci segniamo più o meno al centro un segmento di 6, quindi in questo caso costruirò il pentagono dato il lato di 6 centimetri. Ok, quindi 0 e 6. Dopodiché dobbiamo agire alla stessa maniera. In questo caso l'unica cosa è che non metterò le lettere, non le dovete mettere nemmeno voi, quindi la metà di 6 e 3. Che cosa abbiamo fatto? Dobbiamo tracciare, questo è il punto medio, ricordate, e dobbiamo tracciare la retta verticale per questo punto qua, che è il nostro punto B. Ok, allora facciamo così, io le metto, così voi vi rendete conto, voi non le mettete in questa seconda esercitazione, questo è il punto M, se no non riuscite a seguirmi. Quindi poi allineate la squadratura verticale,
Quindi posiziono questa scaletta, la mantengo ferma e vado a tracciare per B la retta verticale. Dopodiché apro il compasso con apertura di AB, quindi di 6, punto in B fino ad A. Ok, dobbiamo essere precisi, eh? Faccio apro così, così potete vedere, vedete? E quindi poi traccio un arco di circonferenza che incontra la retta per B nel punto 1. Ok, punto nel punto medio con apertura M fino a 1 e traccio un arco di circonferenza fino ad arrivare al prolungamento del segmento, quindi sulla retta che ci avevamo tracciati. Ovviamente, ragazzi, per questo vi ho detto dovete essere. Voi prendete questa distanza per essere sicuri, prendete questa distanza e disegnatevi il segmento proprio in mezzeria, ok? In maniera, cioè, al centro, in maniera tale che me si trova, non vorrei che voi vi spostate un poco troppo a destra e vi venga da quest'altra parte il pentagono, no, deve rimanere all'interno di quest'area. Anche perché ho preso il lato di 6 proprio perché alla fine mi dovrà venire un po' più grande il pentagono. Questo era il mio punto 2 che avevamo trovato prima. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto praticamente, abbiamo tracciato, ah, scusatemi, quest'arco, ricordo sempre, mi dimentico di farlo, l'arco che parte da A, fatelo bello pronunciato in maniera tale che subito ce l'andremo ad individuare. Dopodiché si punta in A fino a 2. Ok, facciamo così, così si vede. E traccio un arco bello profondo, così di circonferenza. Questo arco incontra l'arco di prima nel punto C. Ora retta per M, perpendicolare al segmento. Ricordo, non mettete le lettere in questa seconda esercitazione, potete pure mettere e poi cancellare, leggere, leggere, cancellate. Quindi retta perpendicolare per il punto medio, ok, che interseca l'arco che avevo fatto nel punto D. Bene, ragazzi, a questo punto il mio pentagono è già, ha già due lati individuati, dobbiamo trovare il punto E. Come si fa? Si punta in A fino a B e si traccia, quindi la sto facendo un'altra volta, io potevo pure evitare, però diciamo un arco di circonferenza, poi si punta in A e si fa un altro arco di circonferenza. Questo punto è il punto E, la stiamo rifacendo, ma in realtà basta seguire le indicazioni di prima. Uniamo i punti e ci troviamo. Quindi l'abbiamo rifatto solo che con il lato di 6. Ovviamente vi ricordo che per essere giusto ed essere corretta la costruzione, vi dovete trovare che tutti i lati siano a questo punto di 6. Perfetto, ovviamente che cosa vi consiglio di fare? A questo punto vabbè, passiamo prima a quest'altra, facciamoci anche la costruzione data dalla circonferenza. Vado un po' più veloce perché già l'abbiamo vista, quindi i semiassi, o meglio assi della circonferenza per poterla tracciare. In questo caso potete aprire il compasso in apertura, diciamo anche limite, nel senso che senza andarla a prendere, in questa seconda esercitazione voi potete pure puntare col compasso e farlo più grande possibile questo pentagono, ok? Cioè questa apertura, anche perché il pentagono ovviamente senza andare da quest'altra parte, perché? Perché il pentagono avverrà inscritto, quindi non potrà uscire dal fuori di questo. Come sempre dobbiamo prendere questa misura e prendere la metà 6,6. Ovviamente se la prendete la misura a piacere poi non vi troverete, diciamo, una misura che è facilmente divisibile qui, però 6,6 prendete la calcolatrice diviso 2, ovviamente a me si trova così, a voi era diverso, prendete il punto medio di
questo segmento, quindi 3.3, a me 3.3, poi dipenderà dalla vostra, da quando avete fatto la circonferenza. Quindi che cosa si fa? Si punta in questo punto fino a questo. Sto rifacendo. Questo è molto semplice, quindi si punta poi qui. Chiamiamoli, se no sembra che questo è il punto medio M, questo è il punto 1. Abbiamo puntato in M fino a 1, abbiamo tracciato un arco fino a 2 e poi in 1 fino a 2 e tracciamo un arco di qua, anzi facciamoci un arco bello profondo, ecco qui, individua. In realtà questo è 1, in realtà è con il primo punto A, io li metto, voi non li mettete, questo è il punto B, questo è il punto C, sono due lati, dopodiché basta prendere, non muovere il compasso perché già è aperto della quantità che ci serve, del lato praticamente del pentacolo, si punta in B, si traccia un arco di circonferenza, si punta in C e si traccia un arco di circonferenza. Bene, posso unire, questo è il punto E e questo è il punto D. Posso unire e abbiamo trovato il pentagono, quindi ho rifatto la, solo che qui l'ho fatta molto più grande, non ho dato una misura del raggio fissa, voi potete pure prendere una misura pari, che forse vi conviene, cioè l'apertura con cui facciamo la circonferenza può essere, non lo so, 7, 8. Non dovete però uscire dallo spazio, dalla metà del che vi siete tracciati. Quindi io unisco. Ok, perfetto. Quindi è a questo punto quello che vi chiedo è poi di andare ovviamente a farvi delle costruzioni geometriche. Per esempio, uniamo queste e sono i diagonali. Possiamo fare due costruzioni differenti. Scegliete voi, le cercate pure su internet, costruzioni geometriche, pentagono, quindi siete liberi di fare quello che volete. Per esempio, a me viene una stella. Ok, vedete? Dopodiché, per esempio, posso individuare qua già c'è, per esempio, quell'altezza rispetto ad AB. Potrei ancora, vedete, qua c'è un altro pentagono. Potrei continuare. Unire questo, unire questo, scegliete voi, non è, non c'è un limite, ok? Quindi fare così, così, quindi una stella dentro la stella, scegliete voi, potete usare il compasso, fare delle circonferenze all'interno. Ok, vedete, adesso c'è un altro pentagono, io potrei continuare ancora. Qui poi posso, per esempio, questo era 6, posso trovare 3 e unire con B e trovare in realtà quella meridiana rispetto a questo lato qui. Non so se, ma la costruzione che sto facendo è molto. Quindi questo è 3, quest'altra meridiana, unisco con A, giusto per trovarmi il centro. Ok. E poi potrei fare anche per gli altri lati, è molto libero. 3, 3 e unisco con vertici opposti, devono passare tutti per questo, se vi ricordate, è proprio il baricentro. Quindi che mi rimane? Questo qua, questo vertice qua, è il lato opposto che è questo. Ecco qui, dopodiché posso pure chiudere con una circonferenza e passare il colore. Quindi, semmai fino a qui, non so se si vede, ma diciamo è molto, molto personale come discorso. Ok, io ne posso pure fare un'altra. Ok, dopodiché ragazzi, anche fuori, voi qua dovete andare a cancellare possibilmente anche le linee di costruzione, cioè una volta che avete ripassate con la penna,
il pentagono e queste linee con la penna e dopo ho cancellato tutto, anche le linee di costruzione, okay, le lettere, tutto dovete cancellare. Deve rimanere solo il pentagono con queste linee all'interno, quindi ripassate con la penna, ovviamente là dove non potete la circonferenza non la passate, cancellate tutte le linee di costruzione e ripassate appena tutte queste linee, ok? Tutte quante se volete fare questo motivo geometrico, se no ne fate un altro. Ovviamente poi all'esterno anche potete tranquillamente sbizzarrirvi facendo delle circonferenze. Ovviamente che vanno a integrarsi. Ovviamente non andate, io consiglio di non andare poi sul pentagono, in maniera tale da non delle circonferenze, ma potreste tranquillamente, beh, in questo caso potete pure andare, questa lo cancellate questa parte, che andate, e poi tracciare anche delle linee con le squadrette, oppure fate un motivo qualsiasi, un motivo che vi piace. Delle linee a piacere, oppure anche solo circonferenze, scegliete voi e poi andrete, quindi poi semmai qua le circonferenze, ok, cercate di non andare nel pentagono, la costruzione interna del pentagono di rimanere uguale, e dopo che colorate questa parte e quest'altra parte, quindi ovviamente anche qui che facciamo? Costruite il pentagono, cancellate tutte le linee ripassate appena il pentagono, cancellate tutte le linee di costruzione, le lettere, ok, deve rimanere solo il pentagono, io non lo faccio, se lo facciamo, troppo, diciamo, ci perdiamo in, diciamo, perdiamo troppo tempo. Questo è il centro, per esempio, dove avete puntato col compasso. In realtà anche la stessa circonferenza vuol rimanere, eh? Prima vi ho fatto vedere una costruzione molto geometrica, quindi questa la potete pure lasciare, questa circonferenza diventa anch'essa quindi un motivo. Faccio un esempio, io posso pure uscire fuori e fare in modo che, quindi questo è il punto dove ho puntato col compasso, quindi anche questa stessa diventa, parte da qua, arriva fino a qua, diventa anch'essa un motivo. Mi manca questa, mi manca. Diventa anch'essa un motivo geometrico da portarsi avanti. Quindi andiamo qua, ci manca questo, ok, che esce fuori praticamente dal pentagono. Dopodiché possiamo pure fare delle altre circonferenze, una circonferenza interna, e quindi giocarvi, in realtà non c'è un interno e un esterno, però ovviamente possiamo aumentare, fare anche altre circonferenze. Okay. E quindi poi passare il colore, scegliervi voi il motivo geometrico e quindi poi passare il colore. Io uso i pennarelli, potete usare i pennarelli, li potete usare, ma purtroppo dovete pensare soltanto alla parte finale, la resa cromatica finale. Se siete precisi, non fate come ho fatto io, vi ricordo che dovete sempre usare prima la squadretta, colorate. Sceglietevi se non volete colorare tutto, le parti bianche che non volete colorare, però il disegno deve essere completo di colore. Ok, vabbè, io non ho colorato un pezzo, ma bisogna colorarla tutta. Ok, buon lavoro ragazzi.